Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle e da tutta questa cornice, video dedicato ad Halloween. In particolare, oggi vi volevo parlare di libri. Questo è il primo di una serie di video che caricherò sul canale dedicato alle letture di Halloween. In particolare, in questo video parleremo dei grandi classici della letteratura horror. Poi negli altri video tratterò invece letture di genere diverso, di tipo diverso. Ma partiamo subito. Ovviamente i grandi classici della letteratura horror sono tantissimi, quindi io non potevo nominarli tutti e ho dovuto fare una selezione. Ne ho quindi scelti sei, che sono quelli che secondo me sono tra i più grandi classici di questo genere letterario. Il primo che vi volevo citare è Il castello di Otranto di Walpole. Ed è un libro del 1764. Questo io ve lo cito perché è considerato il primo romanzo gotico della storia. Infatti, l'autore unisce il genere letterario romantico al genere letterario horror, creando quindi questo genere gotico. Secondo me questo libro è interessante proprio perché, essendo il primo ad essere considerato romanzo gotico, può essere curioso da leggere per capire come si è evoluto nel tempo questo genere letterario. Quindi, partendo da quello che è stato il primo, si può, diciamo, andare a vedere come i vari scrittori, i vari autori hanno modificato nel tempo questo genere, perché ovviamente è un libro che va contestualizzato al periodo in cui è stato scritto. Descrive delle atmosfere inquietanti, sotterranei del castello, labirinti, paura, damigelle in fuga, minacce, scene notturne, ma va tenuto presente che è stato scritto nel 1764, quindi quello che poteva spaventare un pubblico di quel periodo storico non è certo la stessa cosa che spaventerebbe un pubblico di oggi, del 2017. Quindi va contestualizzato, però dal punto di vista storico e letterario, sicuramente per capire l'evoluzione di questo genere, può essere sicuramente una lettura molto molto interessante. Il secondo classico che vi volevo citare è Racconti del terrore di Alan Poe. Questo è sicuramente uno dei grandi classici, raccoglie una serie di racconti di quest'autore, il famosissimo Il Pozzo e il Pendolo, ma anche tanti altri, e sicuramente, appunto è un grande classico e non poteva mancare nel mio video. Un altro grande classico che io vi voglio citare è Frankenstein di Mary Shelley. Io credo che non abbia bisogno di grandi presentazioni questo romanzo perché è talmente famoso, talmente classico che sicuramente tutti lo conoscete. Quello che posso dirvi, che può essere così una curiosità, è che questo romanzo nasce da una sfida tra amici. Mary Shelley era ospite di Lord Byron, il quale lancia loro una sfida chiedendogli di scrivere il miglior racconto horror, e dalla penna di Mary Shelley nasce Frankenstein, che inoltre era stato pubblicato nella sua prima edizione nel 1818 in forma anonima. Poi successivamente nel 1823 viene pubblicata una seconda edizione, questa volta con la firma dell'autrice, ma solo nel 1831 viene pubblicata la versione definitiva, rivista e corretta dall'autrice. E queste, insomma, sono delle piccole curiosità. Un altro grande classico è Dracula di Bram Stoker del 1897. Anche qui io non credo di poter dire molto di più di quello che già è stato scritto e già è stato detto su questo grande classico. Sono stati fatti una serie innumerevole di film e di serie TV, addirittura di cartoni animati ispirati appunto a Dracula, quindi davvero è il grande classico forse per eccellenza, ma quello che io vi posso dire è che non è il mio genere letterario, nel senso che a me le storie di vampiri non hanno mai affascinato granché, quindi io ho voluto inserirlo perché è davvero un grande classico e quindi nel mio video sicuramente ha la sua degna posizione. Però, tuttavia, non è una di quelle storie che a me piacciono e affascinano, quindi nella mia lista personale sicuramente non è al primo posto, però è un grande classico e su questo non c'è dubbio. Un altro libro che vorrei citarvi, che fa parte dei grandi classici, ma forse un pochino meno famoso,
È Giro di vite di Henry James ed è un libro del 1898. È un libro un po' particolare, è un racconto abbastanza breve. I protagonisti sono due bambini perseguitati dai fantasmi di un'istitutrice e di un maggiordomo. Ma la particolarità di questo libro è che l'autore riesce ad unire questi aspetti misteriosi, surreali, inquietanti ad aspetti psicologici che spesso stanno al confine tra realtà e sovrannaturale, riuscendo così a penetrare negli abissi dell'animo umano, dove molto spesso sono presenti dei fantasmi che ci perseguitano. Quindi, insomma, riesce a creare questa atmosfera suggestiva e misteriosa proprio perché rimane sempre al confine tra aspetti psicologici e aspetti paranormali. Quindi, insomma, è un po' particolare come libro. L'ultimo che vi voglio citare è Psycho di Robert Bloch del 1959. Sicuramente quando ho detto Psycho, a molti di voi è venuto in mente il film di Hitchcock, film famosissimo, bellissimo, io tra l'altro adoro Hitchcock, quindi tanto di cappello, ma questo film nasce da un libro, appunto il libro di Bloch. La storia, sicuramente la conoscete perché il film è famosissimo, quindi assolutamente credo non abbiate bisogno che io ve la ripeta, tuttavia brevemente ve la racconto. È la storia di una segretaria che ruba 40.000 dollari, poi si mette in fuga, si ferma in questo motel un po' inquietante, si ferma per passare lì la notte, conosce il proprietario che è un personaggio misterioso, strano, succube della madre, poi c'è la scena famosissima dell'omicidio nella doccia e poi c'è successivamente l'indagine, quindi questa brevemente a grandi linee è la trama. Quello che però è inquietante di questo libro è la personalità del protagonista. A me personalmente inquieta molto questo libro perché rispetto agli altri libri che parlano di storie di fantasmi, di vampiri, eccetera, questa è una di quelle cose che a me porta a pensare che potrebbe capitare ogni giorno a chiunque, perché tutti i giorni noi potenzialmente potremmo incontrare un personaggio con un disturbo di personalità come quella che aveva Psycho, perché il disturbo di personalità che viene descritto nel libro di Psycho è un disturbo reale, esiste, ha un nome, si chiama disturbo dissociativo dell'identità e vi assicuro che esiste, vi assicuro che è molto inquietante e che non sarebbe assolutamente divertente avere a che fare con una persona che ne è affetta. Sono persone che, detto in parole molto semplici, vivono più di una personalità. Nel momento in cui interpretano una delle loro personalità, sono fermamente convinte di essere in quella vita, di essere quella persona, di avere quelle caratteristiche, dimenticandosi completamente dell'altra personalità che magari hanno interpretato il giorno prima o che interpreteranno il giorno dopo, e vivono quindi una serie di vite parallele. Spesso una personalità non conosce niente dell'altra, non sa nemmeno che esiste l'altra, quindi questa persona cambia personalità diverse senza rendersene conto. E quindi è una cosa veramente molto inquietante, soprattutto per chi ha a che fare poi con queste persone. A me quindi questo libro mi inquieta proprio per questo motivo, perché è qualcosa di potenzialmente reale che tutti noi potremmo incontrare per qualche motivo in qualsiasi luogo. Ovviamente si spera di non incontrarla, una persona così, però è potenzialmente probabile, sicuramente più probabile rispetto alle possibilità che abbiamo di incontrare un vampiro. Ecco, quindi insomma è questo il motivo per cui mi inquieta così tanto un libro del genere. Però, siccome ad Halloween si fanno letture inquietanti, parliamo di storie comunque che sono capaci di andare a suscitare dentro di noi tutte le angosce più primitive, tutte le angosce possibili e immaginabili, io vi cito anche Psycho. Per oggi mi fermo con questo video, vi ricordo che usciranno sul mio canale altri video dedicati a letture adatte per questo periodo dell'anno, quindi continuate a seguirmi, attivate la campanella così non perderete nessun video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi è piaciuto il video mettete un like e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!